Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, insieme, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare la prepista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo ancora per il Santo Padre, Papa Francesco, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes templentes, in ac lacrima rum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Tu che mi ami così come sono, Signore, tu che mi ami così come sono e non come mi sogno, aiutami ad accettare la mia condizione di uomo limitato, ma chiamato a superarsi. Insegnami, Signore, a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato e il mio presente. Fa che mi accolga come tu mi accogli, che mi ami come tu mi ami.
liberami dalla perfezione che mi voglio dare. Aprimi alla santità che tu vuoi accordarmi. Risparmiami i rimorsi di Giuda, che rientra in se stesso per non uscirne più, spaventato e disperato di fronte al proprio peccato. Accordami il pentimento di Pietro, che incontra il silenzio del tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà. E se devo piangere, non sia su me stesso, ma sul tuo amore offeso. Signore, tu conosci la disperazione che corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che proietto sempre sugli altri. La tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei spalancare la porta della mia prigione che io stesso chiudo a chiave. Dammi il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che possa ancora guarire nella luce del tuo sguardo e della tua parola. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Santa Bernadette, prega per noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del Cielo, a Lourdes ritorna il popolo fedele. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Francesco in partenza per il Congo, pregate per l'Africa, provata da lunghi conflitti, il dolore del Papa per la Terra Santa, subito e senza indugio si trovino strade di pace. Raid russi sulla città ucraina di Kherson, ha colpito anche l'ospedale, almeno 3 morti. Evitare scontro NATO-Russia, dice il cancelliere tedesco Scholz. I primi 100 giorni del governo Meloni, il presidente del Consiglio si dice soddisfatta, lo spread è sceso e la borsa è cresciuta, siamo al lavoro su inflazione e giustizia. Una Molotov contro un commissariato, una lettera minatoria, manifestazioni. Si moltiplicano i segnali da parte della galassia anarchica. Non sottovalutarli, l'indicazione del Viminale. Bollette del gas presto più leggere, lo annuncia il ministro dell'Economia, lo conferma Nomisma. Meteo e condizioni di mercato più favorevoli all'origine del calo dei costi. Bentrovati alla TG 2000, 2 giorni dunque dalla partenza per la Repubblica Democratica del Congo e per il Sud Sudan. All'Angelus Papa Francesco ringrazia quanti stanno lavorando a una visita a lungo desiderata e sottolinea che partirà come pellegrino di pace e di riconciliazione. Cristiana Caricato. Con i giovani a fianco, quasi alfieri della pace, per ricordare al mondo che vivere da fratelli si può. Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, alla vigilia del suo viaggio nel cuore dell'Africa, per sanare ferite e rafforzare speranze, getta uno sguardo alle zone di crisi. Non solo Medio Oriente, anche il Caucaso meridionale, dove tra Armenia e Azerbaigian la situazione umanitaria si fa di ora in ora più grave, con migliaia di profughi in fuga dalla regione separatista del Nagorno-Karabakh. Un conflitto che si protrae da oltre 20 anni, con il corridoio di Lachin chiuso e gli aiuti bloccati. Sono vicino a tutti coloro che in pieno inverno sono costretti a far fronte a queste disumane condizioni.
è necessario compiere ogni sforzo a livello internazionale per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone. Ai giovani dell'Azione Cattolica in piazza con la carovana della pace, il Papa affida l'Ucraina e il suo popolo sempre più martoriati, ma chiede di pregare anche per i due paesi africani provati da lunghi conflitti che visiterà a partire da martedì prossimo. Scontri armati e sfruttamento nella regione ad est della Repubblica Democratica del Congo e anni di guerra civile e violenze per il Sud Sudan, che visiterà insieme all'arcivescovo di Canterbury e al moderatore della Chiesa di Scozia. Vivremo così insieme da fratelli un pellegrinaggio ecumenico di pace. Poi il ricordo dei malati di lebbra, scartati ed emarginati per lo stigma che accompagna la malattia, prima dell'Angelus, la sua riflessione proprio sulla cultura dello scarto, che investe soprattutto i più fragili, bambini non nati e anziani, bisognosi e svantaggiati. Ma anche l'invito a non sprecare la propria vita come i beni della terra. Francesco aveva ricordato il dato per cui ogni anno nel mondo va sprecato un terzo della produzione alimentare, mentre tanti muoiono di fame. Le risorse del creato non si possono usare così. I beni vanno custoditi e condivisi, in modo che a nessuno manchi il necessario. Non sprechiamo quello che abbiamo, ma diffondiamo un'ecologia della giustizia, della carità, della condivisione. E il pontefice all'Angelus ha ricordato anche la grave situazione in Terra Santa dopo gli attentati a Gerusalemme, giro di vite del premier Netanyahu, nuove misure per cancellare welfare e benefici sanitari per le famiglie dei terroristi e più soldati. Oggi si sono celebrati i primi funerali delle vittime dell'attacco alla sinagoga in un clima di grande tensione. Ieri Netanyahu aveva annunciato una risposta forte, decisa e rapida, ma l'impressione è che per il momento tutto resti fermo in attesa dell'arrivo in zona del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che domani sarà in Israele per poi recarsi anche nei territori palestinesi. Ma sentiamo allora proprio le parole che Francesco ha speso oggi per il Medio Oriente. Con grande dolore apprendo le notizie che giungono dalla Terra Santa. La spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa altro che chiudere i pochi spiragli di fiducia che ci sono tra i due popoli. Faccio appello ai due governi e alla comunità internazionale affinché si trovino subito e senza indugio altre strade che comprendano il dialogo e la ricerca sincera della pace. Preghiamo per questo, fratelli e sorelle. La guerra in Ucraina, Kiev vara nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia. Il presidente Zelensky chiede ai paesi occidentali l'invio di missili a lungo raggio. Il cancelliere tedesco Scholz: faremo di tutto per evitare una guerra tra Russia e NATO. Antonio Soviero. All'ora di pranzo, due missili Grad russi vengono sparati nella direzione di questo condominio a Kherson. Uno ha colpito questo appartamento, racconta Andriy, e un secondo è atterrato laggiù. Purtroppo la ragazza che viveva nell'appartamento è morta sul colpo. Secondo le autorità ucraine locali, i missili hanno colpito anche l'ospedale clinico regionale, ferendo un'infermiera, mentre complessivamente sono morte tre persone. La città meridionale, liberata a novembre, è dalla notte che è sotto attacco delle forze del Cremlino. Cremlino che accusa Kiev di aver bombardato ieri questo ospedale nel Donbass, controllato dai filorussi. Il bilancio sarebbe di 14 morti, sia di questa che della prima notizia non è possibile avere verifiche indipendenti. Intanto le forze armate ucraine smentiscono la Wagner. Abbiamo respinto un attacco vicino a Blaudatne, nella regione orientale di Donetsk, dopo che il gruppo mercenario russo aveva affermato di aver conquistato il villaggio. Kiev sta reclutando nuovi soldati perché teme sia imminente una nuova violenta offensiva russa. La data scelta da Putin, secondo il governo ucraino, potrebbe essere il 24 febbraio, primo anniversario della guerra che sta insanguinando l'Est Europa. E dopo i carri armati cresce la pressione di Zelensky per avere missili a lungo raggio ed F-16. Su questi ultimi pare che un gruppo di militari statunitensi stia premendo sul Pentagono per inviare gli aerei caccia a Kiev. Botte e risposte infine tra Scholz e il Cremlino. Il cancelliere tedesco si dice sempre pronto a parlare con il presidente russo e Mosca risponde. Putin resta aperto ai contatti.
Si riaccende anche l'Iran, attacco con droni a una fabbrica di munizioni nel nord del paese, forti esplosioni ma nessun ferito. Secondo il Ministero della Difesa iraniano l'attacco sarebbe stato respinto e avrebbe provocato solo danni lievi. La TV Al-Arabiya sostiene che dietro l'attacco alla base di Isfahan ci sarebbero gli Stati Uniti, secondo altre fonti responsabile sarebbe Israele. Sempre in Iran, un violento terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la provincia dell'Azerbaigian occidentale, nel nord del paese, vicino al confine con la Turchia, provocando almeno 3 morti e centinaia di feriti. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, interessate le città di Koy e Salmas. In alcune zone colpite, lo vedete, nevicava con temperature gelide e interruzione di corrente. Entriamo in Italia. Giorgia Meloni traccia un bilancio dei suoi primi 100 giorni a Palazzo Chigi. Lo spread è sceso, la borsa è cresciuta, stiamo lavorando sui dossier energia e immigrazione, dice la Premier. Ma sentiamo Nicola Ferrante. 100 giorni domani da Maratoneta, così come lei stessa si è definita. Il governo Meloni al giro di boa dopo il giuramento al Quirinale lo scorso 22 ottobre, iniziava così il primo esecutivo italiano guidato da una donna. Oggi le parole sulla situazione economica italiana con lo spread in calo, come anche sull'ultimo disegno di legge sugli anziani, patto per la terza età, all'interno dei cosiddetti appunti di Giorgia. Aiutare questi anziani il più possibile, perché dove non ci sono altre possibilità deve esserci lo Stato, deve esserci lo Stato con la sua rete di associazioni, deve esserci lo Stato con la sua rete di assistenza sanitaria e sociale. Riportando indietro le lancette, il primo provvedimento fu il decreto anti-rave, molto criticato perché nella sua prima versione, poi modificata, prevedeva il